C'è un altro amico nostro che è venuto qua per salutarti e per così, farti gli auguri. Sì, dici? Sì? Sai chi è? No. Lui è qua, eh? Roby Facchinetti! No, 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 no. E va a telefonare col Duomo Papa, chissà di pioggia, e la 24 ore perduti nel Corriere della Sera, nel vai e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo, perché in testa strani danni, perché ha paura del sesso o per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Ma Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. Di abbracciarmi, tu due volte dovevi venire a trovarmi, poi sapevi che dovevi venire qua e mi hai mollato da solo là per venire qui a fare, hai visto, ci sono alzati tutti per farmi perdonare. No. Non sei un cristiano. Il dono del perdono. No, sono cristiano, perché cristiano c'è allora l'inferno e il paradiso. Perché devi perdonare. Devi perdonare se sei un cristiano. No. Allora, cosa hai bisogna, fa? Cosa, allora, cosa ti ha colpito? Sono qui. Siediti. Siediti qua. Ginocchio, chiedi scusa. Ginocchio, chiedi scusa. No. Sì, sicuro? Scusa. Ecco, perdonato, dai, perdonato. Ah, allora posso dire una cosa straordinaria? Una sera mi invitava a cena e aveva in testa di fare qualcosa una canzone sul padre. Ti ricordi? Ma certo. Quella sera il primo a sentire le prime tue prove di quella canzone. Era Figli. Allora, sì, va detto, no, scusa, certo. Ho cantato Uomini Soli. Perché so che lo ami, sì. No, che ami questo brano. Non l'ho cantato tutto e chiaramente non ti ho cantato la frase che ti riguarda. Sì. No, un la minore. No, ma gliela devi cantare, Roby, scusa. A volte un uomo è da solo per la sete d'avventura, perché ha studiato da prete o per 20 anni di galera. Te l'ho fatta adesso. Allora vorrei dire una cosa, perché io
ho veramente un grande sentimento di riconoscenza. C'è il microfono, forse nei confronti... riesci a parlare, esatto. Roby, togli quello, quello serve. Di riconoscenza nei confronti di... Don Antonio. Di Don Antonio, perché lui, io, tu lo sai che i miei se ne sono andati a 14 giorni di distanza uno dall'altro, però lui c'era a dire la messa funebre di entrambi e questo non lo potrò mai dimenticare. Poi ancora Giovanna, mia moglie, che ha avuto un'operazione molto molto delicata, lui per due volte è venuto a trovare in ospedale. E poi ancora, non è finito, Giulia, che ha avuto un problema di salute molto serio che poi ha fortunatamente risolto. Farò tu ceri anche lì. E io come faccio a non volerti bene? Sì. Come faccio? Come faccio? E allora, no. E allora lui è un po' arrabbiato con me. Perché faccio finta, dai, facciamo finta, dai, facciamo finta. Però non sei venuto. Allora, innanzitutto gli faccio tantissimi, tantissimi auguri anch'io, per carità. Poi è accaduta una cosa, lo sai benissimo. Io, è finita la mia tournée un mese e mezzo fa, però non sono andato nella mia città. E neanche a farlo posta. Sai qual è la sua città? Bergamo. Il 12 giovedì prossimo, che coincide purtroppo con la tua con serata, la io sono al Palacreber a fare un concerto per la mia città. Però io ti prometto che quando tu chiama e io ci sarò, come sempre del resto, a parte questa volta, è una rondine, non fa primavera. Ci ho imparato anche le... Guarda che difficile. Dai, sì. Sei diventato anche una persona istruita. No, perché, scusa, diciamolo che istruita. Giovedì 12, e non ci sarò nemmeno io purtroppo, perché non posso essere a Milano. Ecco, una giornata come questa. Però giovedì 12, che succede? Diciamolo a tutti, così vengono tutti. Giovedì davanti al castello Sforzesco. Ci sono tre tendoni e ci sono circa 500 amici che festeggiano il mio compleanno. Ecco, giovedì 12 a che ora? Mi pare dalle 18 in poi, adesso non te lo so dire. Dalle 18 perché, in poi? Perché io sono un po', diciamo, non dovrei sapere niente. Ah, beh, era una sorpresa. E come al solito ho fatto... Come oggi qui... Ho fatto una gaffe. Come oggi qui mi vedo questo, capito? Che appena l'ho visto entrare... Ah, non lo sapevi? Per poco... Ma ti ha fatto così. Bello è questo, eh. Dai, andiamo al pianoforte, vieni. Avete fatto pace. Sì. Dai, che adesso Roby ci regala un momento meraviglioso. Qui c'è un bicchiere per allora. Chi? No. Per chi è? Per te? Era per me, ma... Ma bevi con la bottiglietta. Don Antonio, vieni qua, vicino di me, vieni. Sì, ma la faccenda è che ti battono troppo le mani. Ma com'è sta storia? Hai comprato... Perché è bravo. Ah, scusa. Hai comprato... Che ci siamo dimenticati. Allora, il bicchiere ve lo do. I microfoni di prendere. Ho perso il microfono. Molto bene, il microfono l'hai perso? Avevo lì il microfono. C'era un microfono qua? Dov'è? Eccolo qua, questo. Com'è sta storia che gli altri che si alzino? Devono cantare, dovete cantare un'ora. Da te in 5 minuti sono alzati tutti. Cosa è successo? Perché è bravo, bravissimo. Ma no, perché è amato dal pubblico. Anche perché ti ricordi l'ultima volta che siamo venuti, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, però è mancata la musica. Non abbiamo mancato la musica perché tu non stavi bene, anzi io ti ringrazio ancora oggi di essere venuto allora, nonostante la febbre, e oggi invece canta. Ed io dovrei comprendere se tu da un po' te ne vai. Non avrei mai capito te, ma da capire cosa c'è, dovrei tornare a casa e poi, se il fiato ce la fa, parlarti del mio mondo fuori, dei miei pensieri. Puoi scoprire che puoi dormire, che non mi senti più.
nell'anima. La verità siamo noi. Mi dispiace di lasciarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò e non dici una parola. Sei più piccola che mai, in silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai. Nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. Questo è un brano? Qual è questo brano? Questa è la mia, questa è la mia! Questa è la mia! Non mi dire niente! Stammi ad ascoltare con la troppi notti che ci dormo male. Tu mi piaci forte, tu mi prendi dentro e non c'è bisogno che ti dica quanto. Ma lo so, non si può, tra di noi questo non si può. Io fossi me, ti trascinerei qui su questo letto, non ci penserei neanche per un po', ti farei di tutto, mi innamorerei come forte io non ho fatto ancora, ma non è così. Noi solo per un'ora e scappa via, non mi dare il tempo mai di poter cambiare idea. Ma non si può, non si può, ma non si può scivolarci tra le braccia e guardarci ancora in faccia. Non si può, no, 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 non si può, no, 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 no. Si può. Grazie.
Adesso qui ti adorano troppo, quindi non... Beh, è tutto uno studio in piedi, ragazzi! Grazie! Vai, Robby, vai! Non stare chiusa qui! Pensiero! Riempiti di sole, vai! Nel cielo! Cerca la sua casa e poi... Sul muro! Scrivi tutto ciò che sai! Che è vero! Che è vero! Solo devo stare, ma... Sincero! Cerca di spiegarlo a lei! Ma devi la canzone di prima, devi cambiare la frase là, che io non sono stanco. Quale? Anche se ho 90 anni, sì. I ragazzi d'Italia mi devono ascoltare. Vai, Tommazzi, vai! E più sono ragazzi difficili, più c'è Tommazzi! Hai capito? Bravo. Qual era la frase? La frase è... Rifagliela! Questo uomo stanco. Allora rimediamo! No, quella la cambi! La no, la cambi però! La cambi! La cambi. Come la deve cambiarla? La cambi! La cambi. Come deve dire? Che non sono stanco! Ma no, che non è più stanco! Questo, oh, non lo fa incazzare però uomo, oggi, Tommazzi! Questo uomo stanco ormai, questo uomo non stanco! Non stanco, stanco mai. Bravo, è così, perfetto. Abbiamo fatto. No, non stanco vai, mai. Vai, cantiamo, ragazzi, non stanco mai. Passato, tutte le bambole con cui dormivi erano
capito che carezzandoti ti hanno tradito e alle tue mani è legato il calore che si conquista in un'ora d'amore. Quel pannino di grigia boschia dove hai deciso di andare via. Piccola Katie, bye bye. Piccola Katie, bye bye. Piccola Katie, bye bye bye. No, grazie. Però mi sono accorto che ho la voce migliore io di te. No, Roby. Sì. No, ma tu lo sai, prima, parlando con Don Mazzi, ho scoperto che lui da ragazzo amava la musica e l'arte. Sì, sì. Ma suonavi anche uno strumento? Pianoforte? Soprattutto pianoforte. Ciapa, baby. E poi ero innamorato del sax contralto. Ma ce l'abbiamo qua, qualcosa che possa suonare. Pianoforte, vai col sax contralto. Pianoforte l'abbiamo portato via. Amore, il sax, ma non suonare. Sì. Guarda là, lo no, avevo. Avevo. Vieni qua, no, scendi ma qua. Adesso ormai. Vieni qua, scendi qua. Ah, ecco lì, no, non è contralto quello lì. No, 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 vieni. No, è tenore quello lì. È contralto. No, quello è un contralto. Questo, ecco, questo è un contralto. Qua. Ero innamorato di questo perché? Questo ma lo suonavi? Lo suonavo. Dai, no, scusa. Fuori. Dai. Allora, mettiti qua, sai, con Antonio. Allora, avevo i disperati. No, questo è uno scoop, eh? E ho fatto la banda, ho messo i piedi la banda, sai? Pure. Ma cosa suonavate? Innamorato. Pure. La banda. Che pezzi suonavate? Ho capito, ma che pezzi suonavate? Ah, vieni qua. Le solite canzonette che andavano. E poi, no. Don Antonio, poi, vieni qua. Allora, poi devi dire... 30 anni che fai televisione davanti alle... Siamo nel 1900, adesso non umiliarmi, dai. No, dai, il pubblico ti deve vedere. Ah, mi deve vedere. Certo. Deve vedere te, pubblico. Dai, no, vuol vedere anche te. Suona un po'. Allora, no. Andavamo, pensa, 1950, Ferrara, 98% di compagni, non c'erano neanche i preti, e alle processioni delle parrocchie andavo io con una ventina dei miei disperati e suonavamo. Ma cosa suonavi? No, noi vogliamo Dio, mira il tuo popolo, le canzoni della parrocchia. Ah. E allora, siamo nel 1950, cosa vuoi sapere tu? Cosa vuoi sapere tu di mira il tuo popolo? Può fregare di me? Oh, bella signora! Non c'è fila d'avanza. Sto facendo il brano. Dai, facciamo il brano. No, non puoi sapere. Capito? Io sono di Rimini. Tu sei di Rimini? E cosa vuol dire che sei di Rimini? Tutti, vai. Allora, fammi un pezzo di Rimini. Ma questo era lo strumento che amavo di più. Cosa ti piaceva? Dai, suona a provare. Mettiglielo in... Sala disperata. Dai, mira il tuo popolo. No, una cosa allegra. Sì. Vai. Il tuo popolo. Non la so. Quello lì. Fantastico. Vedi che lo sanno tutti, eh? Non vuoi provare a suonare, Don Antonio? No, non ce la faccio non più. Non ce la fai. Non hai più fiato. Allora, però ero lo strumento che amavo di più. Qui fermo io la musica. O c'è chi fermerà la musica? Chi fermerà la musica? Anche se non l'abbiamo provata però, eh? Pazienza. Andiamo così, dai. Dai, provatela un attimo. Come capita. 1, 2, 3. Yeah.
Un applauso alla band. Bravi. Robby, attenta. Quanto hai pagato questa roba qua? Tanto. Robby! Tu sei venuto qua per festa a me, no? Sono chiedi alla tua amica. Ma io quando ho saputo che c'eri tu, subito, ho detto vengo di corsa. Di corsa, a piedi. Hai lasciato quattro concerti che dovevi fare. Di più. Sì. No, Robby, ci vediamo dopo. Volevo dire perché lui cosa. Torna dopo, amore. Faccio quel brano. Soltanto di. Con pomeriggi così, loca. Ma non si può pensare che anche l'Italia possa essere più buona, più bella. Guarda, io di solito devo dire la verità. Andiamo fuori di qui, andiamo subito a pensare. Ti posso dire, dovrei avere il mio cellulare. Dai, pensiamo alle cose belle. Perché, guarda, Don Antonio, io di solito ricevo tanti messaggi durante la diretta, adesso sono andata durante la pubblicità. Tu non hai idea, io i messaggi di bellissimi che ho ricevuto per questo spazio che stiamo facendo tutti insieme. Veramente, grazie. Adesso grazie. Non li voglio nominare, però sono davvero tanti i messaggi. Comunque lanciamo un messaggio. Che da casa gradiscono tutto questo. Lanciamo all'Italia un messaggio di speranza e di felicità. Dai, lanciamolo. Assolutamente, noi. Lo stiamo facendo. Noi. Beh, anche perché la cosa bella che vivere è veramente semplice. Siamo noi che complichiamo le cose semplici. E allora la leggerezza ogni tanto, no? Perché non la applichiamo? No, questa non è leggerezza. No. Mamma mia, che polemico che sei oggi, no. Don Massi. Sì. Non puoi di niente che lui dice. Ma ce l'ha con me. Sembrate. Tu vuoi fare il filosofo? Don Camillo e Peppone, sembrate da soli oggi. Allora, questa non è leggerezza. Ma che ce ne fa? È bellezza. Ma noi, quello che voglio dire, che noi complichiamo le cose semplici. Perché la vita è semplice. No? Questo no, voglio la dire. La vita non è semplice. Non è semplice. Ma è bella. Non è semplice. Ma è bella. È bella. Non è semplice, ma è bella. Per me invece, mi correggo. Dopo. Mi correggo. Potrebbe essere semplice ed è comunque bella, ok? Sì, va bene. Don Antonio, siediti, tu hai il microfono, sì. Questo non ti serve più. Robby Facchinetti, vieni qua, torni più tardi. Grazie tantissimo. Grazie a voi. Ci vediamo più tardi per un bellissimo finale. Ok, grazie a voi.